Benvenuti a tutti sul mio canale. Io sono Nancy e oggi parliamo di Separazione ormai ufficializzata tra i due conduttori Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a mietere vittime tra frecciatine e tiri mancini. A dare il via alle speculazioni è stata la modella che una volta per tutte ha scelto di fugare ogni dubbio e pubblicare una nuova foto su Instagram in cui appare mano nella mano con la sua nuova fiamma l'affascinante imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, con cui in più occasioni era stata già pizzicata da altre telecamere che non fossero la sua. Con lo scatto quindi la Rodriguez ufficializza la sua nuova relazione. La cosa che fa un po' storcere il naso è che le sue storie arrivino casualmente poche ore prima del lancio della sua nuova collezione di moda, tanto da far chiedere a molti se non si sia trattata semplicemente di una mossa di marketing per far balzare il suo nome al primo posto delle ricerche web, prima di legarlo alla sua nuova fatica commerciale. Niente di male in questo, sia chiaro, ma vengono un po' di dubbi circa la genuinità del gesto e del suo rapporto con i fan a questo punto. Come se non bastasse, poco dopo la foto incriminata, anche Stefano sceglie di sbilanciarsi ed uscire un po' dalla sua comfort zone. Nonostante il presentatore sia sempre stato poco incline ad apparire al centro del vortice del gossip, ha scelto di pubblicare una storia Instagram ben consapevole delle voci che avrebbe scatenato. Si tratta di una storia in cui è stata inserita l'ultima fatica musicale di Emma Marrone, sua storica ex dagli albori di Amici. Il brano, Iniziamo dalla fine, è stato corredato da un tag al profilo della diretta interessata, oltre che dall'emoji degli applausi, per complimentarsi con l'ex fiamma. Ovviamente si sa che i due sono in realtà rimasti amici in buoni rapporti, quindi difficilmente si nasconde qualcosa di losco dietro la story, ma ovviamente il gesto è riuscito nel suo intento, tornare a far parlare di lui. Che ne pensate riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le notifiche dei prossimi video.